anni or sono, Batman salvò il pianeta chiamando in soccorso gli eroi di una terra parallela, popolata dai rispettivi Batman e Superman. Fu il primo universo alternativo che scoprimmo, ma ora sappiamo che ne esistono molti, molti altri. Terre infinite che compongono un multiverso sconfinato. Da innumerevoli terre derivano variabili infinite. Eroi infiniti. Criminali infiniti. E crisi infinite. Brother-Eye vigila su questi pericoli con sofisticati scanner a energia della fonte con cui può scandagliare il multiverso alla ricerca di minacce per il nostro e gli altri mondi. Minacce che richiedono il tuo intervento. Dal tuo successo dipendono la pace e la sicurezza del multiverso. Il fallimento non è contemplato. È distrutta! Milioni di persone! Questo è solo l'inizio. Brainiac ha destabilizzato il nucleo del pianeta. Krypton non resisterà a lui. Ma le tue ricerche... non puoi fare nulla! Ecco perché siamo qui. Un'astronave. Stai lavorando a questo? Tuo zio Jor-El ha scoperto un pianeta abitabile dai kryptoniani, lontano da Brainiac. Ha costruito un'astronave identica per tuo cugino Kal. È solo un bambino. Per questo dovrai proteggerlo e tramandargli il nostro sapere. Devo farlo io. E tu? No. No! Non voglio lasciarti! Ti prego, non costringermi! Non posso venire con te, ma non sarai sola. Appartiene al casato di El, cara. Un baluardo di speranza. Non dimenticarlo. Non perdere mai la speranza.
Ora vai. Amici di YouTube, benvenuti al secondo video della nuova serie di gameplay con Injustice 2. Amici di YouTube, vi ricordo di mettere un bel like e di condividere il video, grazie. Non possono darsi una mossa? Non voglio che Grodd mi stacchi la testa perché i tuoi ragazzi sono lenti. Non temere, Deadshot. Saremo pronti per l'attacco di domani. Domani? Sì, insolente! Che piacere trovarti. Falli muovere. Vado a vedere che succede. Rosso, da quanto tempo? Sei qui per togliere di mezzo questi ragazzacci? Bel colpo, Ivy. Rosa, sei con loro? Il tuo Bruce avrebbe dovuto mostrare più rispetto per il verde. Si è limitato a ricostruire le giungle d'asfalto di Gotham e Metropolis. Per quanto mi riguarda, non è molto diverso da Superman. Ti sbagli di grosso se pensi che ai tuoi nuovi amici interessi qualcosa del verde. Grodd manterrà le sue promesse o sarà la mia prossima vittima. Oh, Rosa, perché mi costringi? Via da qui, tesoro. Ricomponiamo la nostra coppia. Faremo strage di cuori. Andiamo, come una volta. Ai tempi ci divertivamo, ma ora penso solo agli affari. Continuiamo a divertirci? Sì, ma non risparmiarti! Ah!
Affronta le tue paure. Smettila! Sniffavo questa roba per sballarmi! Allora apprezzerai la nuova forma. Nella Batcaverna, ma la senti? È vero? Cosa? La tua vera natura, sepolta sotto il terreno, che gratta, gratta, gratta per uscire. Quella che sgozzava i suoi amici e lo trovava spassoso. La mia ragazza! Oh, Harley, sei la solita delusione. Perché perdo tempo? Non accetto più ordini da belli imbusti infomatati che sfoggiano abiti da tuoi soldi e finti sorrisi! Ci amavamo da pazzi, una volta. Ma ora è finita, Mr. J! Andare!
Andiamo prima che levino l'ancora! Sempre avuto il pollice nero. Ora vuoi starmi a sentire? Devi prendertela con lo spaventapasseri e i suoi sgherri. Producono gas tossico sotto il tuo naso. Siamo qui per fermarli. Capisco. Dovessero tornare, sarò pronto. Oh, Swamp Thing, sei un tesoro! Se vuoi unirti alla squadra, sei benvenuto. Non lo escludo, se mai converrà entrambi. Per ora, vattene. La palude deve guarire. Dove sei? Quassù, tra le nuvole, all'ascolto. Se qualcuno ti vedesse... Quante volte dobbiamo ripetertelo? È troppo pericoloso fuori dal Kandak. Ho trascorso decenni nello spazio immersa nell'ipersonno prima che Adam mi trovasse. E ora sono rinchiusa qui. Come possiamo aiutarti? Fatemi uscire. Diana, tu mi hai mostrato di cosa sono capace. Al mondo serve aiuto. Il popolo della Terra è diviso, eternamente in conflitto. È il mondo senza Kal-El. Batman ha occhi ovunque. Non deve sapere che sei qui fin quando non saremo pronti. Non ho paura di un ometto in maschera. Posso piegare l'acciaio a mani nude. Anche tuo cugino ci riusciva. E allora? A che servono i poteri se non posso neppure aiutare Kal-El? Lo aiuteremo, cara. Come tu e io abbiamo liberato Diana da Themyscira. Ogni cosa ha suo tempo. Salveremo Kal-El. E Batman dovrà risponderne a noi.
preventivo. È più da militari che da supereroi. Perché non chiami l'esercito? Non abbiamo un esercito, non ancora. Per fiaccare il regime siamo ripartiti da zero. E quindi? Vuoi che noi tre estradiamo Grodd dal suo esercito di gorilla? Grodd è il maschio alfa. Eliminato lui, gli altri si arrenderanno. Ma fate attenzione agli altri membri della sua società. Sono più organizzati di quanto pensassimo. Prossima fermata, Gorilla City. Sarà meglio chiamare la babysitter. Mamma e papà rientreranno tardi. Se tu e Holly non ve la sentite, Dinah, posso chiedere a Blue Beetle e Firestorm di rimpiazzarvi? No, possiamo farcela. Siete stati fermi a lungo, avete una famiglia. E tu ne fai parte, Bruce. Non ho potuto contribuire alla vittoria su Superman. Questa volta non mancherò. Amici di YouTube, vi ricordo di mettere un bel like e di condividere il video, grazie.